Ci sono storie che iniziano da lontano ma che arrivano dritte al futuro. La scienza, ad esempio, apre orizzonti impensabili un tempo e nel caso della sclerosi multipla, l'innovazione terapeutica oggi consente ai pazienti di vivere una vita piena senza rinunce. Le nuove conoscenze scientifiche hanno fatto emergere un concetto importante, e cioè che fin dall'inizio della malattia noi abbiamo parallelamente la progressione di infiammazione, che nella nostra pratica clinica significa nuove lesioni alla risonanza magnetica e nuove ricadute cliniche, e una componente degenerativa sottostante, asintomatica, che porta piano piano ad una progressione della disabilità. Quindi è importante avere farmaci che possano impattare fin dall'inizio sia sulla componente infiammatoria che sulla componente degenerativa. È emerso chiaramente dai dati scientifici che il trattamento precoce con farmaci ad alta efficacia, come ad esempio gli anti-CD20, può impattare su questi due parametri. Curare significa anche migliorare la qualità della vita dei pazienti e l'innovazione terapeutica come Ofatumumab, frutto della ricerca avanzata di Novartis grazie alla somministrazione domiciliare, permette di gestire al meglio la quotidianità. Un altro tema molto importante è quello organizzativo, e quindi la ricerca in questo momento ci permette di utilizzare farmaci a somministrazione domiciliare, anche farmaci ad alta efficacia come gli anti-CD20, e quindi questo permette da un lato di ridurre il carico di lavoro all'interno degli ospedali, ma dall'altra parte migliorare sicuramente la qualità di vita dei pazienti senza impattare sull'efficacia del trattamento stesso. Alla vigilia della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla del 30 maggio, l'obiettivo è quello di rivalutare la terapia standard ogni qualvolta non si abbiano risposte soddisfacenti e anticipare sempre più i trattamenti innovativi per spegnere la malattia e riprendere il proprio cammino. L'altro dato importante da sottolineare è quella che noi consideriamo una sorta di alleanza medico-paziente. In realtà il paziente deve capire che non si deve accontentare, così come il clinico deve capire che non si deve accontentare, perché la possibilità di utilizzare precocemente farmaci ad alta efficacia può portare al raggiungimento di un arresto della progressione della disabilità e quindi la possibilità di avere una vita normale.